Una profonda delusione che abbiamo provato perché non c'era il Ministro. Quello che avremmo voluto dire è che in vent'anni di studi che sono stati fatti purtroppo a me di morti che ci sono stati siamo ancora fermi agli effetti. Non si va all'origine delle cause. Non sono soddisfatti i comitati cittadini dell'incontro che si è svolto a Roma giovedì presso la segreteria tecnica del ministro dell'ambiente Sergio Costa sulla situazione della raffineria Api di Falconara. Durante il summit a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale Angelo Sciapichetti insieme al presidente del consiglio regionale Antonio Mastro Vincenzo, il sindaco del comune di Falconara Stefania Signorini, il direttore generale dell'ARPAM Giancarlo Marchetti e i rappresentanti sindacali dei lavoratori i comitati hanno richiesto la revisione totale dell'autorizzazione integrata ambientale. In netto contrasto con quanto invece richiesto dall'API, che ha optato per una modifica dell'AIA riguardante quattro prescrizioni, e dall'ARPAM, che ha chiesto la modifica solo per la prescrizione 63. Il Ministero dell'Ambiente è disposto a riaprire... La procedura dell'AIA solo se eh, vi sono degli sforamenti eh, per quanto eh, riguarda eh, la qualità dell'aria e per eh, le sostanze eh, monitorate dalla legge. È gravissimo il fatto, secondo noi, che eh, né Regione né Comune, ma soprattutto la Regione eh, nella persona del direttore del, dell'ARPAM, non abbia fatto presente che ci sono stati degli sforamenti nel 2017 per quanto riguarda l'arsenico. Noi siamo profondamente delusi perché si è fatto riferimento a quello che è l'iter adesso di una applicazione che dovrebbe ancora rilevare le segnalazioni con i venti che si limita Comunque ha gli effetti perché io ho comunque detto anche ai rappresentanti del Ministero che è dal 2013 che noi segnaliamo queste cose e comunque è da decenni perché ci sono quattro indagini epidemiologiche che dicono che la situazione sanitaria è grave a Falconara.